Siamo con Mister Gigi Soranillo. Mister, tre punti incamerati, forse era da metterlo in preventivo. Mancano tre giornate alla fine del campionato. Infatti, noi non temevamo sotto l'aspetto emotivo questa gara, essendo il Mario una squadra molto giovane, per cui sai, si rischia di prendere sotto campo. E per un tempo penso che questa squadra sia stata in gara e ci ha fatto anche soffrire, insomma. Quindi onore agli avversari che onorano, ecco, il campionato fino alla fine con grandi impegni. Allora l'allenatore, che veramente è uno che con i giovani ha fatto un po' di storia, insomma. In questi campionati lui non li ha mai fatti, però ecco, dimostra la sua bravura anche qua. Chiaro che i bilanci si fanno dopo l'ultima giornata, però possiamo ancora ribadire che la Casalnuovo, insomma, la sua soddisfazione di questo progetto di quest'anno. Sì, sicuramente, mancano ancora queste ultime tre tappe per vedere poi l'entità di questa soddisfazione. E quindi noi adesso pensiamo subito da martedì a domenica prossima, che abbiamo un impegno ostico con la Neapolis, che lotta per non retrocedere, per cui sicuramente verrà a vendere la gara alla pelle. Noi cercheremo di fare la nostra partita al massimo, come abbiamo sempre fatto. Peppe Di Costanzo, oggi sei partito titolare, complimenti, grande partita. Sei stato schierato a sinistra, di solito vieni schierato a centrocampo. Mi è fatto piacere che il mister abbia preferito farmi giocare dall'inizio. La partita si è messa bene sin dall'inizio, poi abbiamo gestito il risultato. Mi fa piacere che il mister mi dà fiducia, perché a me mi serve giocare. Ultime tre partite di questo campionato, un tuo bilancio, un tuo punto di vista sul campionato del Casalnuovo? Abbiamo fatto un campionato molto buono per le aspettative, perché all'inizio l'obiettivo nostro era la salvezza, poi l'andamento è andato positivo e quindi il mister abbiamo puntato a qualcosa di più. Ora ci aspettano queste tre partite, spero che ci saranno tre vittorie per la conquista dei playoff. Andrea Mazzola, seconda partita titolare, anche oggi ti sei comportato bene? Sì, veramente tutta la squadra si è comportata abbastanza bene, ce la siamo preparata benissimo, principalmente all'inizio della settimana il mister Corcione mi ha messo sotto le dure fatiche. Sì, mi sono comportato bene, una buona prestazione da parte di tutta la squadra, non solo mia. È stato protagonista anche nel campionato juniores, vuoi fare tu, che sei stato il portiere della juniores, un bilancio anche di questo campionato? Una grande squadra che è iniziata con un obiettivo preciso, non è arrivato, però sono arrivate moltissime soddisfazioni, grazie a mister Francesco che ha fatto un ottimissimo lavoro, non solo mio, anche grazie ad altri aiuti provenienti dalla prima squadra come Di Costanzo, come Martolò, ci hanno veramente dato una grossa mano. Veramente sono soddisfatto della nostra juniores. Siamo con Peppe De Simone. Peppe, allora, un tuo punto di vista, un piccolo bilancio a tre giornate al termine di questo campionato del Casalnuovo. Vabbè, il Casalnuovo senz'altro ha fatto un ottimo campionato, sta sotto gli occhi di tutti la stagione calcistica della squadra. Oggi, anche se poteva sembrare un impegno non molto difficile, la squadra è entrata concentrata in campo. Il primo tempo c'è stato un po' di difficoltà a sbloccare il risultato, però poi nel secondo tempo ha dilagato anche in virtù degli schemi che l'ottimo mister riesce a inculcare nella testa dei giocatori. Quindi campionato positivo, ripeto, anche perché eravamo partiti, diciamo, con non grosse pretese, poi man mano i risultati sono venuti e per poco non abbiamo raggiunto. Man mano si è vista un po' la mano di mister Soranillo dall'alto della sua esperienza, perché ricordiamo, si è partito da un progetto giovani, poi ci sono stati dei giusti puntelli a dicembre e poi si è vista la mano del mister, il gioco, i risultati, come dicevi tu. Sì, il mister senz'altro ha dato un'impronta a questa squadra, non da poco, un mister di categoria certamente superiore. Quindi faccio i complimenti di nuovo alla squadra, sperando che nel tempo possiamo raggiungere risultati sempre ancora migliori di questi che abbiamo raggiunto fino adesso. Le ultime tre partite, cosa ti aspetti? Io spero che siano tre vittorie per chiudere proprio in bellezza, non altro.